Con le mie carte. È stato un fermo molto duro. Volemente. Non c'è parole, volemente. Non c'è parole, una cosa che... Soddisfatto comunque dell'incontro o no? Non c'è parole, non posso dire niente. Tanto io, mio fratello, però non posso dire niente, veramente. Perché una cosa malissimo del mio cuore, veramente. Io sento malissimo davvero. È durato 3 ore in Palazzo Medici l'incontro tra prefetto, sindaco, il console onorario del Senegal Eraldo Stefani e l'ambasciatore del Senegal a Roma Seynabou Badiane in merito al fermo avvenuto il 5 aprile scorso per il 25enne senegalese Pape Dembe Vagne, che ha opposto resistenza alla polizia municipale antidegrado e che ha fatto a scalpore sui social. Abbiamo visto il video che ha fatto il giro del mondo, è un atto ignobile, ingiurioso, degradante. Quello che abbiamo visto è semplicemente scandaloso e inumano. Non dobbiamo però generalizzare il nome delle eccellenti relazioni tra i nostri paesi, Italia e Senegal. Dobbiamo sanzionare, qualora necessario, gli atti che minano le nostre relazioni. Faremo tutto ciò che è necessario affinché si possa fare piena chiarezza su tutto l'accaduto dall'inizio alla fine. Abbiamo anche assicurato all'ambasciatore che avvieremo oggi stesso una verifica interna con la Polizia Municipale affinché si possano individuare, diciamo, tutti i dettagli della dinamica, perché se ci saranno dei responsabili questi saranno opportunamente sanzionati disciplinarmente. In ogni caso abbiamo confermato che gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto un esposto alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Sarà possibile rivedere anche un po' i parametri di fermo da parte delle polizie? Ma esistono dei protocolli molto rigorosi sull'utilizzo, diciamo, di queste procedure, quindi credo che non c'è nulla da rivedere, c'è soltanto da verificare se sono stati applicati. Il giovane senegalese esporrà denuncia per un fermo che ricorda le terribili immagini del fiorentino Magherini piuttosto che dell'americano George Floyd e che apre una discussione sulla dotazione del taser anche da parte della polizia municipale. Beh, la polizia italiana, le forze dell'ordine lo hanno adottato, a volte si può rivelare utile, come lo stesso ministro ha ribadito e il capo della polizia ha confermato.